Protagonista di questa puntata delle Stelle del Friuli è l'atleta carnica Gabriella Paruzzi, campionessa nel 2002 nell'Olimpiade di Salt Lake City e vincitrice della medaglia d'oro in questa competizione e vincitrice anche della Coppa del Mondo di sci di fondo nel 2004. Un'autentica stella dello sport italiano, un'autentica stella del territorio friulano. Quando ricordo Gabriella Paruzzi, io celebro sempre l'inno alla tenacia, alla voglia di emergere, soprattutto alla voglia di migliorarsi. E la sua straordinaria carriera è un continuo miglioramento, anche se è esplosa un po' in ritardo. Però diamo atto che alla fine ha conquistato quei risultati che lei ha sempre sognato, anzi ha sempre voluto e che ha inseguito giorno dopo giorno con allenamenti intensissimi. Gabriella inizia a sciare all'età di 6 anni, d'altronde vivendo con la neve fuori casa per tanti mesi lo sci era il suo gioco preferito. Era facilissimo, all'epoca la neve arrivava in tardo autunno, quindi per noi principalmente la neve significava giocare. E di conseguenza appena avevamo qualcosa che potesse scivolare sopra la neve, noi ragazzi di tutto il paese, perché poi eravamo anche tanti, ci cimentavamo su piste improvvisate fino al punto che ogni qualvolta un allenatore trovava una persona sulla neve, la reclutava e la tesserava per la società, che all'epoca c'era lo Shikai Montelussari, è stata la mia prima società sportiva. E da lì è diventata poi una passione, perché diciamo ci sono le gare di selezione per accedere ai giochi della gioventù, che sono le gare principali per il settore giovanile. È diventata poi pian piano prima un gioco, poi una grande passione, poi il mio lavoro principale. È un vanto quindi di tutto il Friuli, dello sport di questa regione. È di Tarvigio e io ricordo di Tarvigio un'altra grande sciatrice della specialità nordica, Hildegarda Tafra, che oggi ha 80 anni, abita a Trieste perché ha sposato un giornalista, Dante di Ragogna, e è stata questa Tafra per 6 volte consecutive all'inizio degli anni 50 campionessa italiana, ma vorrei ricordare anche altre 2 specialiste friulane, la Fides Romanin, che portò la bandiera ai giochi di Oslo nel 1952, non aveva ancora 18 anni, ma gli fu cambiato alla data di nascita, quella volta si poteva e quindi partecipò ai giochi, e anche la Corina Ueric. La prima convocazione in nazionale risale all'ultimo anno della categoria juniores, da lì in poi non ha mai lasciato la maglia azzurra. È stato proprio un parto molto lungo e difficile, perché ovviamente quando inizi a fare gare la tua più grande ambizione è quella di poter vestire la maglia della nazionale e magari sognare di poter partecipare un giorno a un'Olimpiade. E, personalmente avevo fatto già dei bei risultati all'età molto giovane, quindi avevo vinto un campionato italiano allievo, ma ovviamente non c'erano già delle squadre nazionali che potevi accedere. E nell'ultimo anno junior l'allenatore del mio paese mi aveva preparato molto bene, che da non atleta di squadra mi hanno convocata ai mondiali in Norvegia, dove la Belmondo vinse per 2 volte e io fui la seconda atleta italiana più forte del momento. Perché lo sport, la disciplina dello sci nordico si è, a mio avviso, ahimè, fermata con lei. C'è stata una parentesi meravigliosa, culminata con i successi della Dicenta e della Belmondo, ma anche della Paruzzi. Bene, dopo la Paruzzi ha chiuso la sua grande carriera nel 2006 con il terzo posto nella staffetta 4x5 alle Olimpiadi di Torino. C'è stato un po' il blackout di questa disciplina.
Il salto di qualità fondamentale nella sua carriera lo fece quando ci fu l'ingresso nella Forestale. Quella fu una tappa rilevante, appunto, nella carriera di Gabriella Paruzzi. È un'opportunità enorme che gli atleti del passato avevano con più semplicità da raggiungere. Attualmente è un po' più difficile entrare a far parte di un corpo militare, però esiste questa opportunità. Ricordo che per poter far fronte alle spese della mia stagione, io lavoravo, mio papà aveva un negozio, quindi cercavo di dargli una mano all'interno della sua attività, però ovviamente se sei in famiglia puoi gestire anche gli orari e quindi puoi dare la priorità all'allenamento e dopodiché ti dedichi alla famiglia, e quindi qualcosetta arrivava a casa, non c'erano le paghette come magari adesso qualcuno ha la fortuna di avere. Mentre se tu entri in un corpo militare hai uno stipendio, hai una garanzia sia durante la tua carriera che nel dopo carriera, per cui diciamo così hai le basi per poter avere un futuro tranquillo. E soprattutto hai anche la fortuna nel caso in cui un atleta venga dismesso dalla nazionale per X motivi, ha la fortuna di avere un'assistenza tecnica all'altezza che può fargli fare di nuovo un salto di qualità per rientrare poi ad accedere alle squadre nazionali. Quindi diciamo che hai una copertura perlomeno economica sicuramente, però anche di assistenza tecnica di un certo spessore che puoi comunque restare atleta per molto più lungo tempo rispetto al passato, che uno doveva dedicarsi all'attività sportiva ma poi anche pensare se era il caso di fare delle scelte abbastanza drastiche. Nel mio caso ho avuto una fortuna che probabilmente in diversi hanno dovuto invece abbandonare. Ha iniziato a gareggiare a livelli importanti quando aveva 17 anni, quando è stata convocata per la prima volta nella nazionale juniors. Poi partecipò ai campionati europei, i primi nel 1991 in Val di Fiemme, giunse seconda nella staffetta 4x5. Ricordo benissimo quell'episodio perché sono arrivata all'arrivo praticamente con le braccia alzate come avessi vinto io, ma in realtà per me era un grandissimo piazzamento poter entrare nelle prime 10 al mondo, quindi per me fu una gioia immensa, però era preceduto appunto da questo grande risultato di squadra dove le ragazze, le donne italiane per la prima volta sono salite sul podio, e da lì è iniziata la nostra grande storia con un susseguirsi di medaglie olimpiche e mondiali, forse perché aiutate anche da un bel gruppo di atlete molto forti che già in maniera individuale riuscivano già a fare grandi risultati. Si ripeté due anni dopo, sempre seconda a Falun, sempre seconda nella staffetta 4x5, era una staffetta fantastica, con Bice, Valbusa, la Manuela Di Centa, appunto la Paruzzi e la Stefania Belmondo. Conquistò un'altra medaglia d'argento sempre nella staffetta nel Mondiale del 99 e poi due bronzi a Lati e a Oberstdorf, quindi tre argenti e due bronzi ai campionati del mondo. Le mancava però il successo individuale. Per quasi un decennio non ottenne grandissimi risultati a livello individuale, seppur è riuscita a vincere delle medaglie sia alle Olimpiadi sia ai Mondiali nella staffetta. È una vita da mediano, l'avevano detto tutti, perché probabilmente c'era bisogno di maturare, di crescere. Ho sempre sostenuto che un atleta, se non è un grande talento, che quindi può emergere da piccolino, col lavoro e lavorando seriamente con le persone giuste al proprio fianco si riesce ad ottenere risultati. Io ho avuto la fortuna comunque di, anche se aspettando tanto, di salire su un podio all'età di 31 anni, quindi puoi immaginare quante cose ho vissuto e quante cose ho passato prima di provare questa grande gioia. Però devo dire che in ogni stagione riuscivo a far vedere che c'ero, perché quasi sempre riuscivo ad ottenere un risultato nei primi 15, poi nei primi 10, ho sfiorato il podio diverse volte, però non c'ero mai salita. E dal momento in cui la mia più grande compagna di squadra, Sabina Valbusa, che io la ritenevo ai miei livelli, salì sul podio in una gara in Italia, in Val di Fiemme, di Coppa del Mondo, per me diventò l'obiettivo principale. Se ci è arrivata lei, devo arrivarci anch'io, e quindi ebbi la fortuna di salire sul podio proprio in occasione delle gare preolimpiche di Salt Lake City del 2001, e proprio davanti a Belmondo, e per me fu una grandissima soddisfazione. Da lì, devo dire, è iniziato un percorso forse più semplice, ma per uno sblocco mentale, perché il mio lavoro non è cambiato assolutamente, ma era cambiata probabilmente la consapevolezza che
anch'io potevo fare qualcosa di grande e ci ho creduto fino in fondo. Anni di grande sacrificio, di grande spirito, di competitività, di grande lavoro vengono culminati dalla conquista dell'oro nei 30 km a tecnica classica nelle Olimpiadi di Salt Lake City del 2002. Bellissimo, devo dire una cosa neanche immaginata mai nella mia vita. Ovviamente sentire l'inno nazionale di qualunque nazione, di qualunque atleta mi aveva sempre emozionato. Dal momento in cui l'ho sentito tutto per me, devo dire, è stata un'emozione unica e devo dire quasi ripetibile, perché non ho provato emozioni così forti se non successivamente con la vittoria della Coppa del Mondo. La cosa bella o, tra virgolette, brutta è che è stata che io vinsi sul campo, cioè arrivai seconda sul campo e poi vince la notizia della mia vittoria mi venne data in un secondo momento nella premiazione ufficiale, per cui la squalifica per doping dell'atleta russa che aveva vinto ha fatto sì che io potessi vincere questo oro olimpico, e la fortuna è stata che i tempi furono molto brevi e quindi io riuscii a salire su questo podio in loco, non mi fu recapitata la medaglia a casa, che sarebbe stato veramente rovinare un sogno bellissimo. E arriva Gabriella Paruzzi. Gabriella Paruzzi si gioca l'argento, no, l'oro, perché la Lazzutina è stata squalificata. Ve lo dico adesso, mi sembrerebbe, come dire, sbagliato non riportarvi la notizia della Lazzutina. È testa a testa tra due azzurre nell'ultima gara delle Olimpiadi. Le Olimpiadi più controverse di questa, delle Olimpiadi invernali, forse di tutta la storia. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Gabriella Paruzzi arriva al traguardo con un tempo fantastico. Gli skimmer hanno fatto un lavoro straordinario per permettere alle due ragazze azzurre di fare bene in una tecnica in cui l'Italia ha vinto solo due medaglie alle Olimpiadi. Nella femminile, nel maschile soltanto Marco Albarello e Silvio Fauner hanno vinto medaglie. Mai però l'oro, mai l'oro alle Olimpiadi maschili. Nelle donne ci è riuscita soltanto Manuela Dicenta nel 94 e oggi ci riesce una delle due italiane. Questa è la volata tra Stefania Belmonte e Gabriella Paruzzi. Ancora loro, come a un anno di distanza, vanno per l'oro perché non è l'argento. Gabriella Paruzzi, Stefania Belmonte, Paruzzi oro, Stefania Belmonte argento. E venne nella fantastica corsa di Salt Lake City, l'Italia era rappresentata anche dalla Belmondo, che era una delle grandi favorite, ma la Gabriella Paruzzi fece una corsa davvero notevole, per forza, per vigore agonistico, per intelligenza. Giunse però seconda, perché a vincere fu la Risa Lazzutina, una atleta russa, però poco dopo quell'oro le fu tolto per doping, aveva assunto delle sostanze simili all'EPO e quindi fu squalificata. Prima fu la Gabriella Paruzzi, che superò di 3 secondi e mezzo la Stefania Belmondo, che rimase delusa perché voleva essere lei a vincere l'oro alle Olimpiadi.
Una vittoria importante nel curriculum della campionessa carnica, che viene celebrata in un certo modo, con grande clamore naturalmente, sia a livello nazionale, internazionale e anche a livello locale nel territorio friulano. Devo dire, è stato un susseguirsi di appuntamenti, un susseguirsi di notizie sui giornali. Ho tutte le rassegne stampa custodite da mio papà e abbiamo fatto veramente una specie di biblioteca a casa. Una delle cose più belle, soprattutto qui in Friuli, è stata, e non lo dimenticherò mai, l'emozione di entrare all'interno dello stadio Friuli e sentire l'ovazione di tutto il pubblico che era presente allo stadio per seguire la partita Udinese-Juventus. Quindi lo stadio era pieno, io sentire un boato così, anche perché gli stadi non li frequento direi quasi mai e non avevo mai provato un'emozione del genere, è stato veramente bello. La medaglia d'oro a Salt Lake City è una tappa fondamentale nella sua carriera, nella sua bacheca personale, però poi arriva la Coppa del Mondo nel 2004 a suggellare comunque una grandissima carriera, quella di Gabriella Paruzzi. È stato un traguardo, credo, superiore a quello della medaglia olimpica, perché credo che una medaglia possa anche nascere da un momento di fortuna, della giornata nata bene per te e magari storta per gli avversari. Mentre una Coppa del Mondo la devi volere, la devi creare, costruire gara dopo gara e arrivare a fine stagione con il pettorale giallo e quindi con la Coppa di Cristallo alzata al cielo è stata per me un'impresa, non dico impossibile perché l'ho ottenuta, però è stata veramente un'impresa durissima. La campionessa di Tarvisio va ricordata soprattutto per aver vinto la Coppa del Mondo nel 2004, in quella fantastica stagione 2003-2004, perché era iniziata appunto nel 2003, vinse tre gare e l'ultima fu una vittoria strepitosa, la marcia longa in Val di Fiemme, 70 chilometri, vinse quella gara, vinse la Coppa del Mondo. Io credo che lei ricorderà con grande, grandissima soddisfazione, con orgoglio, quel exploit. Pensate a marcia longa, 70 chilometri. È ovvio che nell'albo olimpico si è ricordato come il campione olimpico e non come il vincitore della Coppa del Mondo. Nessuno sa, probabilmente o pochi, a parte gli addetti ai lavori, cosa significa vincere una Coppa del Mondo e chi è l'atleta che in quell'anno l'ha vinta. La medaglia olimpica rimane nell'albo d'oro per sempre. Però personalmente, se devo scegliere quale delle due cose mi è costata più fatica e quale mi ha dato più soddisfazione, devo dire che per una è stata una cosa insperata, l'altra è stata voluta con tutte le mie forze.